Ciao a tutti, sono Jill Cooper e voglio parlare di motivation, perché stavo agli ordini dei medici e mi hanno invitato di fare parte di un round table, un simposio, una tavola rotonda per parlare del fitness. E la fitness, io posso dire tante cose, però secondo me tutti voi conoscete le regole di fitness, no? Dobbiamo muoverci, Jill, dobbiamo fare un po' di lavoro aerobico, un po' di lavoro tonificante, ci dobbiamo fare i nostri addominali, dobbiamo fare i nostri allungamenti e saremo più in forma. Però io ritorno sempre a questa domanda mia dentro di me, ma perché se noi sappiamo tutti quanti muovendo di più e mangiando di meno saremo in forma, più magri, più tonici, più sani, perché non sono tutti magri? Beh, e poi io giro, no? Vedo le mie coetanee, donne di 40, 45, 50 anni, sfatte, si sono lasciate andare. Allora, dentro di me, io so che quella persona, se si mettesse sotto in 2 mesi, 3 mesi, avrebbe un cambiamento talmente radicale che anche proprio la vita cambia, perché se quando ti guardi nello specchio non ti piace, quando ti guardi, ti sali su quella bilancia, non piace quel numero, agisci, ok? E per motivarvi, io ogni tanto mi fermo e dico, qual è il perno? Che cosa devo dire per aiutare una persona a cambiarsi? Uno iniziare, questo ovviamente, però tutti sanno questo, perché di solito non cominci, vai a letto, dici va bene, da domani comincio, poi arriva il giorno dopo e inventi scuse, non cominci, arriva la sera, ti biasimi, poi dici ok, da domani sì, lo farò e poi non lo fai, e diventa questo circolo che si ripete ad infinitum. Allora io vi voglio invitare di fare una cosa molto semplice, ho le liste della dopamina, che abbiamo già parlato in un altro vlog delle liste di dopamina, cioè prendiamo una foglia di carta, 5 diversi punti, facciamo, faccio le scale, 5 rampe di scale, faccio 30 squat, 30, ce la fai a fare 30 squat, dai ragazzi, faccio 2 minuti di plancia centrale, laterale e laterale, passi da un momento a movimento all'altro, segui Jill su Abdominal Challenge che sta su YouTube, sta su questo canale, e che altro possiamo dire? Quanti sono arrivato? Non mi ricordo neanche quando sono arrivato. Faccio flessione, piegamenti con le braccia, ok? Piegamenti con le braccia, 12. Stop, lo scrivi, il minuto che hai eseguito quell'esercizio fai check, ti metti proprio tac, tac, fai un spuntino, ok? Questa spunta o spuntino? La spunta? Lo spuntate, non so come si dice, però fai questo check, ok? Il minuto che fai il check su quel punto raggiunto, tu avrai un picco di dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore che appaga il cervello dice yeah, ce l'ho fatto, e vedrai che piano piano, aumentando la dopamina, cominciamo a convincere il cervello che vuole fare questo cambiamento, e ogni giorno quella lista, anziché diventare 30 squat, diventeranno 33 squat, 35 squat. Quello è un modo, la lista della dopamina, e giorno dopo giorno ti aiuterà a fare i piccoli passi. Non esagerate, datevi una meta estremamente raggiungibile, 7 minuti al giorno. Violentati per fare 7 minuti al giorno, ma non prometteti di fare un'ora, perché troverai 3.000 scuse di non farlo, ma 7 minuti, tutti hanno tempo per 7 minuti. Se volete prendete anche una pedana vibrante, ragazzi, perché in 10 minuti hai fatto il tuo allenamento, ok? Ci sono delle escamotage. O altrimenti prendete un activity tracker, ok? L'avete visto? L'Apple Watch, Garmin, Polar, cioè ormai tutti quanti hanno queste activity trackers, no? Che ti fanno vedere quanti passi hai fatto. Parlando con un funzionario di Apple, mi ha detto, Jill, lo sapevi che l'app più seguito, più cliccato su questo orologio sono le 3 cerchi, ok? Queste 3 bande che sono un activity tracker, che vuol dire che traccia la tua attività durante il giorno, quanti minuti stai in piedi durante il giorno, quante calorie hai bruciato durante il giorno e quante attività hai fatto durante il giorno. Così quando hai questo activity tracker dici, devi fare 10.000 passi al giorno, noterai automaticamente, quando vedi che sei soltanto a 7.000,
ti innesca una sorta di gara dentro di te, dentro il tuo cervello, che ti sprona di fare quei altri 3.000 passi. Movimento si somma su movimento, il fisico risponde sempre a movimento investito, ok? Dandoti risultati, così magari 7 minuti la mattina, 5 minuti in pomeriggio, saranno 12 minuti al giorno di movimento. Ma ci dobbiamo muoverci, ragazzi, dobbiamo partire. Io farò di tutto per darvi l'aiuto di motivarvi. I video stanno su questo canale, ci sono veramente tanti, ragazzi, di tutti i gusti, di tutti i livelli, di tutti i tipi, per quasi ogni gusto immaginabile. E poi ci devi mettere la tua, ok? Metti la tua, parti anche oggi, non aspettare domani, spegni questo video e fai 5 minuti e poi vedrai che piano piano diventerà un stile di vita, ok? Così vi mando un bacio enorme e ci vediamo alla prossima. Ciao!